Non è da te arrenderti alla prima difficoltà. E poi... Poi? Qualche giorno fa ho incrociato Luca Canevari. Sembrano disposti a trattare pur di non andare in giudizio. Perché non me l'hai detto prima? Te lo sto dicendo ora. Potrebbe essere un segno di debolezza, no? Debolezza. Me la immagino, la loro trattativa. Stammi a sentire. Meno ci parli con quel tipo, meglio è. Quelli sono pronti a tutto. Non riesco a pensare ad altro. Erika era agitata. Me ne sono accorto subito. E poi non c'era nessuna ragione di comunicare quella sera stessa col procuratore. E per dirgli cosa? Che la morte di Ranieri era stato un incidente. No, non ha senso, no? Erika è sempre stata così scrupolosa nel suo lavoro. Sì. Scrupolosa e imperturbabile. Ha visto cadaveri sfigurati ancora peggio di quello, senza battere ciglio. La sera invece era sconvolta. Ha telefonato Lidia. La cena è pronta e Eva ti reclama. Voi avvocati non smettete mai di lavorare. Senti chi parla. La tua è l'unica libreria che rimane aperta fino alle 10 di sera. Ma io sono al servizio della cultura. E noi della giustizia. Parlo per me, naturalmente. Carlo, prendo questi. Va bene, avvocato Canevari. Questo è suo. Grazie. Grazie a lei. Questa è la legislazione di Malta sulle imprese. Il console ci ha tenuto a darmela. La divulgazione di notizie non autorizzate è all'articolo 29 bis. Si rischiano fino a 10 anni di reclusione. Dunque è un buco nell'acqua. La composizione societaria della Mail Ross è una specie di segreto di Stato. Solo la mission è dichiarata, ma è decisamente generica. Si parla di investimenti immobiliari, di investimenti in borsa, dell'interesse allo sviluppo di progetti industriali in diversi settori. E sempre senza specificare si parla dello sfruttamento di nuove risorse in campo energetico. Che tradotto significa che possono fare come gli pare. Ci sono dei signori che vorrebbero parlarti. Li faccio entrare? Sì, sì, certo. In quanto vittime dell'incidente dell'aliscafo, il pubblico ministero che è in mano le indagini ci ha consigliato di costituirci in associazione e farci patrocinare da un legale. Chi è il pubblico ministero? Il dottor Vitali, una persona gentile. È un ottimo magistrato. Quanti sono i componenti dell'associazione? In tutto siamo 46. Qui c'è tutta la documentazione. 46? Nel disastro è morto il macchinista. Questa signora ha perso il marito. E io invece ho perduto mia moglie. Papà! Papà! Se c'è un colpevole, avvocato, deve risponderne alla giustizia. Lei ci deve aiutare, la prego. Bene. Via. Sono più di 40. Una montagna di schede. Come facevo a dirgli di no? Sono disperati. Ehi, mi stai ascoltando? Sì, scusa. Tutto sì. Bene? Sì. Tasca. Ciao, Vitali. Ho saputo che i familiari hanno scelto te. Vi conoscete, vero? Come no? Buongiorno. Salve. Puoi dirmi qualcosa sulle indagini? La perizia richiesta dal GIP è ancora in corso. Anche la compagnia di navigazione ha nominato un perito, il professor Bonifacio. Per adesso teniamo ancora aperte tutte le ipotesi. Che tempi prevedi? Tempi rapidi. Puoi anche rassicurare i tuoi assistiti. L'istruttoria sarà breve e la procura andrà fino in fondo. Non ho dubbi. Buon lavoro. Anche a voi. Arrivederci. Oddio, è tardissimo. Senti, Alice, ho promesso a Eva di andare a prendere a scuola. Ti dispiace depositare tu la nomina in cancelleria? Ma certo. Le schede sono tutte quante qua. Va bene. Senti, la borsa poi me la lasci a studio. Vai, vai. Margherita.
chiamata a Bagnoli Superiore il 6 aprile dell'anno 1964. Avevo un cugino che viveva a Bagnoli Superiore. È piccolo il mondo. Questo era l'ultimo dei querelanti. Fantastico. Quando il computer è rotto, è vero, si perde un po' di tempo. Ma secondo me la registrazione a mano è grazie. Tutta un'altra cosa. Arrivederci. Di nuovo. Arrivederci. Guardi che l'intero equipaggio... Ah, avvocato. Potrebbe riferire all'avvocato Tasca che domani presso l'istituto navale i periti esamineranno i reperti. Se gli interessa può presenziare. Glielo dirò. Grazie. Grazie. Avvocato? Che c'è ancora? Sì? Mi scusi, mi chiamo Valeria Grandi. Ero hostess di bordo dell'Aliscafo. Mi dispiace, deve essere stato terribile. Quel giorno ha perso la vita anche il capo macchinista Oliviero Tonini. E sua moglie, la signora Clara, è una signora molto malata. Io penso che anche lei abbia diritto all'assistenza legale. Certo, ma la vittima faceva parte dell'equipaggio, aveva un ruolo di responsabilità come i piloti. Io credo che sarebbe opportuno che avessero una tutela distinta da quella dei passeggeri. Non capisco. Perché? Beh, se il giudice dovesse trovare una qualche responsabilità, ci sarebbe un conflitto di interessi. Guardi che l'intero equipaggio ha fatto fino in fondo il proprio dovere. E pensi che proprio Oliviero Tonini faceva la manutenzione da solo, senza percepire un soldo in più del misero stipendio che gli davano. Ma non ci pensava la compagnia. Se aspettavamo la compagnia stavamo freschi. Comunque non importa, la ringrazio lo stesso. Scusi per il disturbo. Aspetti. Venga domani con la signora Tonini a studio. Questo è l'indirizzo. La ringrazio. Arrivederci. Arrivederci. La prossima volta, prima di depositare gli atti, mi informerò se i computer del tribunale funzionano. Guarda che è il cancelliere che li rompe sempre. Lui adora scrivere a mano. Me ne sono accorta. Ho incontrato una persona. È un hostess dell'aliscafo che ha avuto l'incidente. Mi ha parlato del capo macchinista. È una delle vittime. Sì, lo so, l'ho letto. Ha la moglie malata. No, Alice, lo sai che non si può, per favore. Rocco, sarà un mio impegno personale. Se poi ci sarà conflitto di interesse, lascerò l'incarico. Tanto è già deciso, no? Ah, dimenticavo. Domani si incontrano i periti all'istituto navale. Vitali dice che puoi andare. Bene, così conoscerò questo professor Bonifacio, il perito della controparte. Ha un curriculum che non finisce più. 12 ore al giorno per 6 giorni la settimana. Povero Oliviero. Guadagnava quello che guadagnava, non un granché, ma il suo lavoro gli piaceva. Gli piacevano i motori. Almeno adesso non deve preoccuparsi più di tutto. La compagnia ha sospeso il pagamento degli stipendi. Non hanno neanche voluto riceverci. Ce l'hanno comunicato così, con una lettera. E la compagnia attende l'esito dell'inchiesta. Siamo rimasti da soli, avvocato. Ci hanno abbandonato tutti. Manderò un'ingiunzione alla compagnia per lo stipendio di suo marito. Per il resto dobbiamo attendere l'esito dell'inchiesta. Io ho una certezza, avvocato. Sono sicura che l'equipaggio non c'entra niente. Erano tutti bravissimi e qualificati. Lo diceva sempre mio marito. E lui era uno che mi capiva. Ma non me lo hanno permesso. E forse è meglio così. Questo non è un posto adatto a un bambino. Forse ha ragione lei, ma mio figlio ha il diritto di guardare in faccia quelli che gli hanno tolto sua madre. Andiamo. L'ordinanza di rinvio a giudizio è a disposizione. Sono ancora in ospedale e Fabio è grave. E adesso devono pure subire l'ennesima umiliazione di essere considerati colpevoli. Non è giusto. Non è stata emessa alcuna sentenza. Se sono innocenti lo potranno provare durante il processo. Quella donna ti piace? A cuore. È una donna generosa. Rocco, Lea sta facendo un casino.